Al via il più importante evento dell'anno di arte e salute, Something Else è il titolo dell'esposizione organizzata dall'associazione Erone Ollus con la collaborazione del comune di Como a Villa Olmo e realizzata dagli studenti, una sessantina del liceo artistico Paolo Carcano di Como. Presenti oggi all'inaugurazione della mostra le più alte cariche istituzionali, cittadine e regionali. La mostra, prima in Italia nel suo genere, si potrà visitare gratuitamente fino alle 21 di domani, domenica 30 maggio. Protagoniste dell'esposizione sono le 12 opere e installazioni realizzate con materiali di recupero posizionate in diversi punti del Parco della Villa. Alla base dell'iniziativa c'è la bellezza, intesa come disarmonia, e ci sono i giovani, capaci di coglierla anche nelle sue manifestazioni più dolorose, come il tumore. Corretti stili di vita e diagnosi precoci restano i primi strumenti per combattere questa malattia, eppure la prevenzione è realmente efficace se comincia quando si è ancora giovani, ha spiegato Alberto Vannelli, medico chirurgo e presidente di Erone Ollus. La pandemia ha scardinato modelli consolidati di assistenza e priorità di cura. Con questo progetto si vuole ripensare la sanità e l'oncologia in particolare, utilizzando un nuovo linguaggio, quello dei giovani appunto.